Non è una novità che al leader leghista, Matteo Salvini, piaccia documentare ogni passaggio della sua vita pubblica. E, in verità, anche qualcosa del privato. È il suo un metodo, una strategia di comunicazione con una base molto attiva sui social network. Gli esperti del settore parlano di pot opportunity, cioè approfittare di un fato, una presenza in un determinato posto per dire io c'ero, lo sto facendo. Nel caso di Salvini, che venerdì ha giurato da ministro dell'interno, è un modo per dire sto lavorando per voi, sto realizzando le promesse fatte in campagna elettorale. E ai suoi sostenitori tutto questo piace. Viene commentato. Condiviso, a volte addirittura esaltato. Il caso di oggi, però, mette in evidenza un aspetto molto delicato. Quando si è carica istituzionale, per giunta a livello di responsabile del Viminale, forse è il caso di ridimensionare le divulgazioni. O, almeno, scegliere tempi e soprattutto modi. E cosa portare all'attenzione dell'elettorato? Come noto, in campagna elettorale uno dei cavalli di battaglia di Salvini è stato il tema dell'immigrazione. E anche il suo primo atto da ministro dell'interno, continua dopo la foto, in occasione del suo viaggio in Sicilia per parlare, appunto, di accoglienza dei migranti. Salvini si è fatto ritrarre mentre, durante il volo di Stato, legge documenti del Ministero dell'Interno. Ma non documenti qualsiasi. Ci ha pensato il giornalista del Corriere della Sera, virgola, pubblicando su Twitter una foto che ritrae il ministro leghista mentre sta leggendo dei fogli di carta.